è fuori di dubbio che per il calendario che ci propone e ci ha proposto fino adesso e che soprattutto ci proporrà nelle prossime giornate, questa era una partita molto importante, c'era la consapevolezza perché fino a ieri eravamo forse l'unica squadra ad avere nelle 8 giornate giocate 5 trasferte e soprattutto considerando le prossime 3, altre 2 trasferte e quindi fanno 5 partite in casa di cui Sassari e Milano, è chiaro che questa partita contestualizzata in un calendario che oggettivamente è veramente di altissima difficoltà, questa partita aveva un'importanza pesante e come tutte le partite con importanza pesante non possono essere belle, perché c'è una componente emotiva, nervosa, figlia proprio della consapevolezza di una partita che guardando avanti e guardando avanti aveva questo tipo di importanza, era difficile giocare una buona partita perché subentrano tante componenti. La cosa importante è che non è mancata la componente applicazione, l'attenzione di giocare una difesa che a mio modo di vedere ha tolto un riferimento per loro, scusate il gioco di parole, vitale, che è Luca. Contestualmente, togliendo Luca, abbiamo anche disinnescato le rollate di Cuso e abbiamo avuto una buona applicazione, salvo, come in tutte le regole ci sono le eccezioni, salvo qualche speciale, cioè qualche situazione episodica, anche nell'uno contro uno dei loro esterni che sono, a partire da Hayes, Bell, aggiungo Ferguson e aggiungo anche Mian, che è un giocatore molto aggressivo, abbiamo contenuto la loro aggressività nell'uno contro uno / tiro da tre. Questa applicazione necessaria per venire fuori da questa partita non è venuta meno, a scapito anche con molta onestà di una qualità che è stata veramente, eccetto qualche giocata, di livello mediocre. Ma l'importanza della partita non poteva permetterci, o meglio ancora, ci ha imposto questo tipo di anche tensione per certi versi motivata e non giustificata, che ha fatto sì che la partita fosse di questo tipo qua. Però, visto che, voglio dire, abbiamo anche vissuto partite dove bom bom bom, poi ci siamo dimenticati 2 tiri da 3 punti, siamo tornati a casa con la testa bassa, allora ogni tanto bisogna, faccio l'esempio di Reggio Emilia per capirci, allora ogni tanto bisogna anche avere il sorriso, la positività, perché una vittoria non può essere vissuta, e lo dico non come una liberazione, la vittoria deve essere vissuta con la gioia di essere la vittoria, bella o brutta, perché tanto poi di partite belle e perse ce le ricordiamo poco e sono poco consolanti. Allora questa sera portiamo a casa e prendiamo questa vittoria qua. Luca, hai seguito un piano partita particolare nella distribuzione di vantaggio? No, esempio, sì. Nel senso, Ejim ha fatto un primo tempo, un primo quarto straordinario, qual è il primo quarto, il secondo, era una cosa che comunque avevi prima. No, condivido, no. Allora, condivido il giudizio sui primi 10 minuti, molto aggressivo, voglio dire, adesso non so se siano reali i 6-8 rimbalzi che ha preso in attacco, però molto aggressivo, molto, voglio dire, meglio aggressivo che, e magari anche prendendo un paio di iniziative non proprio corali, però meglio aggressivo che a subire. No, siamo andati un po' di lettura, anche perché poi abbiamo alternato un po' anche i tre piccoli, anche se poi c'è stata una rotazione condizionata dai falli,
loro, se abbiamo un merito, tra virgolette, è stato quello di essere stati più capaci rispetto ad altre volte di giocare contro la difesa, contro i cambi difensivi. Nella prima parte l'abbiamo fatto bene con De Zeu, tra l'altro, voglio dire, voi sapete che è rientrato ieri notte, ieri sera, insomma, per ragioni umanamente comprensibili. L'abbiamo fatto molto bene con Bobby nella seconda parte della partita, andando a cercarlo in post basso quando giocatori di taglia inferiore, per cui dovevamo anche un po' adattarci. Il discorso della, quindi Antonio, la gestione di Melvin è figlia anche del fatto che loro hanno giocato, per l'assenza di Clark, sempre molto piccoli, a parte forse 10-15 minuti, e quindi anche noi dovevamo avere una taglia piccola per essere pronti poi ad essere necessariamente aggressivi sul perimetro, anche noi con i cambi sistematici e quant'altro. Abbiamo fatto, ribadisco, approfitto per ribadire, un ottimo lavoro di squadra contro Vitali, perché non abbiamo mai subito, attraverso i suoi pick and roll, un vantaggio, dato loro un vantaggio che invece nelle partite precedenti era stato per loro molto molto importante.